siamo un po' contrari a questa richiesta di archiviazione, che pone molti dubbi sulla decisione, soprattutto perché il titolare dell'inchiesta, che è stato per tanti anni il dottor Capaldo, che sinceramente apprezzo tantissimo per questa sua presa di posizione, questo suo senso di giustizia, si è opposto e non ha voluto firmare la richiesta di archiviazione. Questo fa capire che c'è evidentemente qualcosa che non va. E c'è la volontà ad archiviare totalmente. Infatti all'interno della notifica c'è scritto che il passare degli anni rende impossibile qualsiasi altro tipo di indagine, come per dire mettiamoci una pietra sopra e finisce e non va bene. Certo, non sarà mai un'archiviazione a fermare la ricerca della verità, quello è certo. Io parlo del Vaticano sempre per il discorso che Emanuele è una cittadina vaticana, quindi sarebbe loro dovere occuparsene. Loro non hanno mai, e questa è la cosa triste, e che sembra normale quasi per chi ha fatto richiesta di archiviazione, il fatto che lo Stato a cui apparteneva Emanuela non abbia mai voluto dare la minima collaborazione. Il Vaticano proprio negli anni ha ostacolato le indagini, ed è veramente triste, cioè, e dopo 32 anni continua ad essere questa mancanza di collaborazione, non va bene. Io ho sempre avuto la sensazione, e loro mi autorizzano a pensare questo, che ci sia dietro la scomparsa di Emanuela qualcosa che pesa sull'immagine della Chiesa, in maniera molto pesante, perché devo dire, se nell'83 non se ne parlava, adesso si parla della pedofilia della Chiesa, ne parla il Papa, cioè si affronta qualsiasi tipo di argomento. Io non riesco a capire perché dopo 32 anni questo argomento è ancora tabù. Il nome Emanuele Orlandi è tabù in Vaticano. Non si può chiudere così, non si può archiviare questi due casi. Dopo 32 anni abbiamo il diritto noi come familiari di sapere che cosa è successo. È una cosa importante, sono due sorelle, due ragazzine di 15 anni, quindi è giusto che si sappia la verità. Io non so se il Vaticano nei riguardi di mia sorella si è implicato al 100% come lo è, essendo cittadina vaticana, Emanuela lo è. Però sicuramente ci sono dei fili conduttori delle due ragazze, che sono, il destino è stato lo stesso.